Buonasera, benvenuti a questo settimo webinar che Flipnet ha organizzato con un ospite di eccezione che è Paola Mattioli, che questa sera ci allieterà con i suoi racconti di esperienze creative in classe e passeremo insieme un'oretta circa prendendo un po' ispirazione da quello che Paola fa in classe. Prima di iniziare a parlare, appunto a presentare Paola, poiché in questi webinar molti sono nuovi, hanno un'esperienza nuova e non conoscono l'associazione Flipnet, volevo spendere solo due parole per parlare di quello di cui noi ci occupiamo. Siamo un'associazione nata nel 2014 che in questo momento conta circa 1500 associati. Ci occupiamo di didattica capovolta, la cosiddetta Flipped Classroom, e siamo anche tra gli amministratori del gruppo Facebook, La Classe Capovolta, che conta in questo momento circa 48.000 iscritti, anche se in questa slide vedete ce ne sono scritte 40.000, non è così aggiornata. Siamo anche amministratori di un gruppo che si occupa di depositare all'interno i compiti autentici che gli insegnanti che praticano la didattica capovolta utilizzano nella loro pratica quotidiana. E come potete vedere da questa slide, noi abbiamo delle attività che mensilmente conduciamo in maniera gratuita. Ci occupiamo di mappare i docenti capovolti. Se andate sul sito flipnet.it, trovate la possibilità, e siete docenti capovolti, potete registrarvi e cercare altri colleghi in vicinanza, diciamo, della vostra abitazione con cui potete entrare in contatto anche non solo in maniera virtuale, ma anche reale. Facciamo dei webinar mensili come questo e non ci occupiamo solamente, non invitiamo solamente docenti capovolti, ma docenti che praticano le cosiddette didattiche attive, che sono quelle che rendono attori del loro apprendimento i bambini, i ragazzi di ogni ordine e grado. E abbiamo anche una sezione del sito in cui condividiamo i materiali, raccogliamo per classi di concorso e condividiamo i materiali che utilizziamo nelle nostre attività. E tutto questo in maniera gratuita. Si tratta di video lezioni oppure di compiti autentici o comunque di materiali utilizzabili per attività cosiddette autentiche per competenza nelle nostre classi. E abbiamo anche dei corsi, questi sono naturalmente a pagamento, però sono fruibili attraverso la carta docenti. Abbiamo il corso online di 42 ore, che è un corso interamente, diciamo, un corso base, e come leggete in questa slide, è il cosiddetto mattone fondante, nel senso che è stato il primo corso che ci ha permesso di raggiungere tanti docenti che in questo momento stanno praticando la didattica capovolta. E poi abbiamo anche un corso misto, che è un corso di 3 ore, scusate, un corso di 42 ore, ma con dei percorsi in presenza, delle attività in presenza di 3 ore ciascuno. E questo mese, proprio questo mese, o mese prossimo, a marzo, partirà il corso online di secondo livello per docenti che hanno avuto già delle attività di didattica, delle esperienze di didattica capovolta dal punto di vista formativo. E abbiamo anche un percorso full immersion in presenza di 2 giorni, che è un percorso per coloro che hanno esperienza già e poi vogliono, diciamo, acquisire la qualifica di docenti formatori capovolti. Adesso passo la parola a Paola, però prima di passare la parola a Paola vorrei presentarvela. Molti di voi la conoscono dal web perché Paola è una di quei docenti che ama condividere i lavori che fa con i suoi alunni, le attività, la sua attività sia di formatrice che di formanda, perché come molti di noi non facciamo solo i formatori, ci formiamo a nostra volta. Paola è laureata in lingua e cultura cinese ed insegna cinese a bimbi veramente piccoli, sono dei primi anni della scuola primaria. Come fa a raggiungere questi bambini così piccoli? Usando moltissima creatività e utilizzando il digitale come
strumento per raggiungere i bambini, organizzando le attività davvero creative ed incredibili. È formatrice anche Paola, si occupa di robotica educativa, creatività digitale ed è anche ambasciatrice Strobis, che non so se conoscete questo strumento creativo che permette di realizzare delle attività dinamiche trasversali, sono quelle cannucce che poi possono anche essere montate. Poi Paola ci spiegherà come utilizzarli. Io lascio la parola a Paola e se volete potete interrompere Paola non direttamente, ma se voi vedete la vostra sinistra trovate nella colonna con tutte le funzionalità della piattaforma, trovate un riquadro domande. Già qualcuno di voi ha cominciato a inserire alcune domande, potete mettere tutte le domande che volete rivolgere a Paola lì e poi io le rivolgerò a mia volta a Paola interrompendola oppure quando Paola farà qualche pausa. Lascio la parola a Paola. Bene, buonasera e benvenuti a tutti quanti. Ringrazio Flipnet dell'invito a partecipare a questo webinar e spero passeremo insomma un'oretta piacevole insieme. Io vi parlo questa sera di quello che faccio in classe tutti i giorni, ovvero creazioni attraverso strumenti digitali. Ho intitolato la mia presentazione proprio Essere creativi nel mondo digitale. Allora, mi piace molto iniziare con questa frase di Einstein. Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. E spesso molti bambini, soprattutto nelle classi più grandi della scuola primaria, io lavoro nella scuola primaria, a volte si demoralizzano perché dicono che una cosa loro non sono capaci di farla. E a me piace molto nelle attività che faccio in classe spronare questi bambini perché in realtà nessuno ha detto come deve essere fatta una cosa e soprattutto, come tutti ben sappiamo, tutto quello che ci circonda è nato spesso da un errore. Quindi è bello che questi bambini si lancino e soprattutto alimentino così la loro creatività. Il pensiero creativo è considerato come una delle principali risorse per vivere il XXI secolo. Ci sono indagini statistiche che dicono che i nostri alunni più piccoli, penso ai miei di 5-6 anni, quando saranno grandi, saranno trentenni, faranno un lavoro che circa nell'80% dei casi non è ancora stato inventato. Allora, questi bambini che oggi noi abbiamo nelle classi, probabilmente il lavoro se lo dovranno inventare da soli. Quindi è nostro dovere spronare la creatività di questi bambini. Serkan Robinson, che probabilmente voi conoscete, sostiene infatti che la creatività deve avere nei nostri piani di studio lo stesso valore della letteratura, della matematica, perché è importantissima. E spesso, anzi, aggiungo una cosa che qui non ho messo nella slide, è uscito recentemente un libro di Resnick sull'apprendimento che avviene nel kindergarten, quindi una fascia, diciamo, di 4-5 anni. Un apprendimento estremamente spontaneo, perché il bambino riesce ad immaginare cose che purtroppo noi adulti dimentichiamo. Quindi, se un bambino così piccolo, un bambino di 5 anni, con dei mattoncini, con dei legnetti, riesce veramente a creare dei castelli, quando è il momento in cui questo bambino non riesce più a immaginare? Il dovere dell'insegnante è quello di alimentare questa confidenza del bambino con l'estro creativo. E anche è vero che viviamo sistemi scolastici che ci impongono soprattutto le conoscenze, una quantità di conoscenze da avere, ma dobbiamo un po' essere anche noi insegnanti creativi e cercare di trasmettere queste conoscenze in modo che non perdano la confidenza con l'originalità e la creatività, soprattutto per prepararli alla loro società, alla società del futuro, perché loro avranno bisogno di saper pensare in modo originale, di creare. La scuola, appunto, oggi non ci sta preparando al futuro come veramente sarà. Viviamo un'economia che è basata sulla produzione,
E è necessario però che questa produzione passi alla creatività, un'economia basata sulla creatività, perché la creatività già in tante situazioni oggi, in tante professioni, si sta rivelando il valore aggiunto. Si possono fare tantissime cose, sta soltanto alla nostra mente. Nell'immagine potete vedere in questa slide c'è un gioco fatto di cartone. Un gioco fatto di cartone, una marble run, quindi una pista delle biglie, montata dai bambini con scotch, cannucce, però in questa attività i bambini hanno messo del loro. Questi erano bambini che avevano 5 anni, un'attività dello scorso anno, ma immaginate ad esempio in questa attività che studio i bambini hanno fatto per inclinare la pista dove doveva passare la biglia. Perché se non era inclinata nel giusto modo, non scorreva. Le risorse che noi abbiamo oggi per lavorare con i bambini e i ragazzi a sviluppare il pensiero creativo sono tantissime. Ci sono tantissime opportunità che dobbiamo mettere sul campo, mettere in classe. È soprattutto anche molto bella la contaminazione, secondo me. Oltre ad essere un'appassionata di nuove tecnologie, io sono anche estremamente appassionata agli albi illustrati per bambini. Quindi spesso mi piace unire, raccontare il libro, a voce alta, la lettura a voce alta ed unirla con, magari il racconto fatto con, dei robottini oppure la realizzazione di qualcosa con stampa tridimensionale di un personaggio del libro. Quindi mi piace molto anche questa contaminazione tra il libro di carta e quella che è la nuova tecnologia. Allora, io da qui in poi vi racconto, come diceva Grazia, quello che faccio. Ho cercato di dividere le attività più o meno in settori, in modo da avere anche da raccoglierle. Inizio con il tinkering, che è quello che forse mi piace di più. Ho conosciuto il tinkering grazie all'Exploratorium, da dove è nato. L'Exploratorium si trova praticamente all'interno del Museo delle Scienze di San Francisco e tutta questa attività legata alla manipolazione nasce proprio lì. Tinkering senza H, perché spesso viene scritto con il TH, è praticamente quello che in italiano noi potremmo definire l'arte dell'armeggiare, del saper manipolare, saper fare. Qui in questa immagine vedete alcuni lavori fatti dai bambini. Come vedete c'è contaminazione. A me piace molto questo tinkering perché vengono presi dei materiali di scarto, quindi c'è anche un grosso valore che viene dato ai bambini sull'educazione al riciclare, a dar nuova vita alle cose. Avevamo costruito una città a misura di bambino che è stata creata dal cartone con qualche LED e poi c'erano questi sorta di segnaposto di giunti che avevamo stampato con la stampante 3D. Quindi c'è una mescolanza di cartone, materiali riciclabili e tecnologie innovative. E invece il cagnolino che sta nella mano di questo bambino è un origami, proprio perché io sono insegnante insegno cinese a scuola, quindi parto sempre anche da quella che è la tradizione orientale, magari. E avevamo fatto questo piccolo origami con un circuito fatto di dietro, un circuito fatto con il nastro adesivo di rame, e spingendo il naso si accendevano gli occhi. Ad esempio, questa è un'attività che potreste fare quest'anno nelle vostre classi anche per accoglienza ai bambini cinesi, perché colgo l'occasione, venerdì inizierà il nuovo anno cinese, sarà il capodanno cinese, inizierà l'anno del cane. Quindi, ad esempio, questa è una piccola attività che potreste fare anche come segno di accoglienza nei confronti dei bambini cinesi, che sono ormai tantissimi nelle nostre classi. Tinkering è, come dicevo, l'arte dell'armeggiare, è giocherellare direttamente con gli strumenti e materiali, perché spesso si inizia a lavorare con quello che c'è sul tavolo, quello che c'è sul banco, ma non sappiamo neanche dove andremo a parare, non sappiamo
esattamente che cosa vogliamo costruire. Quindi si pensa direttamente con le mani, è un po' quello che succede quando noi lavoriamo con i mattoncini Lego. Se giochiamo con i mattoncini liberamente, quindi non con quelle bellissime scatole che prevedono delle costruzioni precise, noi in realtà costruiamo, ma non sappiamo che cosa stiamo costruendo, quindi pensiamo con le mani. E la stessa cosa avviene nel tinkering. C'è anche, a me piace molto nel tinkering, il senso dello stupore, perché spesso magari lavoriamo sui circuiti morbidi e il mini LED, ricordo quando la prima volta mi si è acceso un LED, era una cosa fantastica. E per me è stato bellissimo. Quindi è proprio l'arte di lasciarsi guidare da quello da quello di cui siamo circondati. È un'attività per me estremamente rilassante, piacevole e soprattutto è un'attività che secondo me fa molto bene ai bambini perché li porta al ragionamento, al pensiero critico. Quella pista delle biglie fatta con lo scatolone che avete visto prima, in quell'attività i bambini devono ragionare, ci sono delle precise cose che loro devono fare, quindi diventano un po' una sorta di piccoli chiamerei detective della quotidianità. Questa è un'attività, una delle attività da cui ho iniziato, si chiama Cardboard Automata e la prima volta che l'ho fatta l'ho presa proprio dal sito dell'Exploratorium, di cui ho messo il link in una slide successiva. Queste scatoline sono bucate, hanno questo stuzzicadenti all'interno, ma come vedete in quella che ha la balena sopra ci sono delle rotelline che girano. Questo lavoro mi è piaciuto tantissimo perché c'è uno studio profondo, perché a seconda di quante rotelline io metto, la posizione di queste rotelline, quello che succede sopra ha luogo in modo differente. La prima volta che ho fatto queste scatoline, le ho fatte in un corso dove c'erano dei formatori del Museo della Scienza di Milano, perché in Italia il tinkering, diciamo, è arrivato a noi molto anche grazie ai formatori della Tinkering Zone del Museo della Scienza di Milano. E la cosa, quando io ho fatto questo corso, loro hanno presentato tutte queste scatole dove c'era un qualcosa sopra che si muoveva, ma erano chiuse. Quindi ci hanno chiesto di disegnare, secondo noi, che cosa, come avveniva il meccanismo dentro. Se voi provate a farlo voi stessi, vi assicuro che è una cosa da mal di testa proprio, perché tu, a seconda di quello che vedi in superficie, devi cercare di intuire il meccanismo interno e non è stato affatto semplice. E queste scatoline si prestano molto bene allo storytelling. Ad esempio, quella che vedete lì, con i biscottini, l'omino, quella è una storia che avevo letto ai miei bambini durante le lezioni di cinese. E c'è una grossa mescolanza anche di materiali, perché poi c'è questa carta gommata, ci sono i Lego, ha fatto il disegno, e questa cosa ai bambini piace tantissimo. Quindi poi magari si potrebbe anche unire in questo caso il racconto della storia, magari anche in un'altra lingua. Noi l'abbiamo studiato in cinese, ma potrebbero qualsiasi storia narrarla in lingua inglese. E questa è una delle attività secondo me molto creative perché veramente è solo basata a quello che tu, si basa solo su quello che tu stai immaginando, però richiede in questo caso una grossa investigazione della realtà perché queste rotelle hanno un risultato diverso a seconda della posizione in cui vengono messe. Queste sono delle immagini che ho preso proprio da un PDF dell'Exploratorium. Se voi scrivete su Google proprio Cardboard Automata, venite portati alle loro istruzioni. Come vedete, i meccanismi delle rotelle all'interno delle scatole hanno delle ripercussioni differenti su quello che c'è sopra.
E adesso qui in questa immagine hanno messo semplicemente dei cartoncini per far vedere, però come ho fatto io potreste costruire delle storie che voi leggete in classe oppure qualsiasi cosa viene in mente ai vostri bambini. E, i materiali che sono necessari per fare questa attività sono queste scatoline, diciamo, di 15 o massimo 20x20, secondo me, la pistola con l'a caldo, la carta gommata da cui ritagliare le rotelline, ma potreste anche, ad esempio, precedentemente forare dei tappi di bottiglie di diverse dimensioni, però dovreste forarli voi prima, non con i bambini, e stuzzicadenti lunghi per quelli tipo da spiedino, cartoncino. E, ad esempio, l'altro giorno ho trovato una scatola di scarpe da bambino, circa una misura 20-22, si presta praticamente quasi perfetta per realizzare questo, quindi potreste soltanto tagliare il fondo ed evitare di costruire tutte scatoline, anche perché pure se la scatola non è perfettamente quadrata, insomma, il lavoro viene bene lo stesso. Quindi in basso nella slide potete vedere come si spostano le varie rotelle. Ci sono queste tre forme e queste altre due. Qui abbiamo addirittura un meccanismo che fa su e giù o che si sposta di lato. Vi consiglio di provare questa attività per quanto riguarda il tinkering, perché io mi ci sono veramente appassionata, mi è piaciuto tantissimo. E come proporlo in classe? Secondo me potreste, come è proprio stato per me la mia prima esperienza, realizzare voi un po' di scatoline con dei meccanismi diversi. E il primo approccio dei bambini dovrebbe essere quello di cercare di capire che cosa la maestra ha messo lì dentro, per quale motivo si stanno muovendo queste scatoline. E questo secondo me è molto bello. E poi invece invitare i bambini a progettare la loro cardboard automata, che magari potrebbe essere inerente, appunto, come dicevo prima, alla lettura di un libro che state facendo in classe. Questa è un'altra attività molto molto tinkering, è una scribbling machine, ovvero una macchina che scrive. Questa attività ha entusiasmato i bambini, l'ho fatta l'anno scorso la prima volta con delle classi delle seconde, quindi bambini di 7 anni. Per farla avete bisogno di una scatolina come questa, tipo quella del mascarpone, quattro pennarelli, perché noi la prima volta l'abbiamo fatta abbiamo provato con tre e si sbilanciava tantissimo, quindi abbiamo deciso che ce ne vogliono quattro, una pila da 1,5 e un piccolo motorino elettrico, che è tipo quello che si trova dentro gli spazzolini elettrici che si acquistano, ad esempio, nei negozi di modellistica. Questa attività è stata molto molto bella perché ha richiesto collaborazione tra i bambini, perché chiaramente per tenere tutto insieme la mano di un bambino di 7 anni difficilmente riusciva a gestire da solo. Quindi si sono aiutati, i bambini si sono aiutati l'un l'altro. Il motorino, una volta attaccato ai poli della batteria, dà una vibrazione. Questa vibrazione viene aumentata da un pezzetto di pongo di gomma pane che noi mettiamo come peso sul motorino. In questa maniera la vibrazione fa proprio camminare questa scatolina, che però, avendo i pennarelli, può anche scrivere. E quindi questa è un'altra delle attività possibili da fare. E come vedete, questa forse è una delle foto che mi piace di più dei lavori realizzati a scuola. E vi assicuro che i bambini, quando queste macchinine hanno iniziato a camminare tutte insieme, erano proprio pieni, pieni di entusiasmo. Un'attività, ad esempio, creativa che potreste fare con queste macchinine è quello di realizzare un disegno con grandi campiture di colore, e ogni macchinina, magari costruite la scrubbing machine dei rossi, quella dei gialli, e fare una gara a chi riesce a colorare per primo il proprio spazio. Quindi realizzare un grande quadro che viene colorato attraverso le scrubbing machine. Così c'è di mezzo il tinkering, c'è la robotica, perché queste macchinine camminano, c'è l'arte, insomma, anche questo che vedete nell'immagine potrebbe essere benissimo un quadro di Pollock, quindi si presta benissimo a un grosso interscambio. Paola, scusami, ti interrompo perché già stanno cominciando ad arrivare le domande.
La prima è una domanda che è relativa a qualche slide fa, quella in cui c'era la pista di cartone per le biglie. E mi chiede Pierfrancesca se tu hai lasciato liberi i bambini di costruire la pista oppure hai dato degli input, cioè hai No, dato del materiale o... sono stati liberi. Gli ho detto che dovevano costruire un percorso per la pallina, e gli ho no, però gli ho detto da dove doveva entrare, quindi il vertice in alto, e da dove doveva uscire. Sì, c'erano dei vincoli, cioè per aiutarli anche perché erano piccoli, quelli erano dei 5 anni. E quindi la pallina doveva entrare da sopra e uscire da sotto, e quindi dovevano creare dei binari, dei percorsi dentro la scatola, però come volevano loro. E poi una domanda te la faccio io, ma è relativa a questa. Per la macchina che scrive, per Sì. l'automata che scrive, hai dato tu l'idea di utilizzare il Pongo, la pasta No, o la e siccome Montana, era la prima oppure l'hai detta volta. prima? No, Perché no, anche qua siccome devo era la prima scusare, volta che vorrei... la facevamo, i materiali li ho messi tutti a disposizione io. Quindi abbiamo anche guardato un piccolo video su YouTube. Se cercate su YouTube Scribing Machine, trovate tantissimi video con gli istruzioni per farlo. In realtà il video l'ho fatto vedere anche e soprattutto per entusiasmare i bambini, perché ovviamente quando hanno visto la macchina, le Scribing Machine che camminavano nel video, subito hanno detto: ah, la dobbiamo fare anche noi, facciamola, facciamola. Però ho dato io i materiali a disposizione. È Perché anche vero magari che da. per i ragazzi più grandi sarebbe carino, anche un po' per esercitare anche il problem solving, dire io voglio amplificare il movimento, come potremmo farlo? Magari per i Sì, ragazzi questo sì, della certo. secondaria di primo grado, Certo, no, anche perché poi una cosa che ad esempio che possono fare i ragazzi grandi è quella di indagare il movimento, perché a seconda di dove io metto il peso, la macchina fa dei movimenti diversi. Quindi Certo. questa potrebbe essere una cosa effettivamente da suggerire. Anche la quantità di pongo o di gomma che io attacco al mio motorino fa fare ovviamente una vibrazione diversa, perché a volte camminano, diciamo, in modo circolare, fanno delle spirali. Poi magari io sposto la gomma sopra il motorino e invece va dritta, quindi la vibrazione cambia e i ragazzi Quindi più diciamo grandi che i potrebbero. ragazzi potrebbero fare delle previsioni su quello che poi avverrà. E vedere se Esatto. sono realizzabili. Infatti c'è Maria Cristina Felice che mi diceva, che scrive qualche minuto fa, in che modo può essere proposto il tinkering un primo biennio di scuola secondaria di secondo grado. Maria Cristina insegna matematica, Certo. probabilmente insegnerà anche fisica. Diciamo che quello che hai detto è più attinente alla fisica, però anche la matematica, comunque, se è una matematica di tipo applicativo, potrebbe comunque. Diciamo interessare il tinkering, quindi come una sorta di previsione di quello che poi avverrà. Costruisco, vediamo se fa come Sì, nelle una previsioni. indagine, esatto, delle previsioni e una raccolta di dati, quindi un'indagine dei dati raccolti. Questa è una Certo, cosa che anche sicuramente, quella, certo, sicuramente. questa è un'altra delle cose che sicuramente potrebbero fare, certo. Ci sono altre domande oppure procedo? No, per il momento no. Ok, allora. Adesso questa è un'altra attività creativa che potete fare, che è quella che vi aveva annunciato anche Grazia. Queste sono le famose cannucce strobis di cui Grazia aveva parlato nella presentazione che mi riguardava. Queste cannucce sono super super divertenti e soprattutto molto molto creative. E quello che vedete nella foto è il ragazzo che l'ha inventata, si chiama Eric, è un ragazzo svedese. Io l'ho considerato proprio tipo Archimede pedagogico dei fumetti, proprio Archimede della Disney. Io di lui ho questa immagine. E praticamente lui 5 anni fa vendeva la plastica che copriva i parafanghi delle biciclette del Giro d'Italia dalla Svezia, lui è svedese, e gli era avanzata della plastica.
Con questa plastica fece delle mollette che si rese conto sostenevano dei pesi, che poi con una grossa rifinitura sono diventati quei giunti bianchi che vedete in queste bianchi o colorati che vedete in queste immagini, che sono quegli affarini che servono a connettere le cannucce. Questi connettori permettono di realizzare qualsiasi costruzione. Vanno da una gambetta fino a 5 gambette, tranne quella di 4, perché per averne 4 potete sovrapporre due giunti da due gambette. E la cosa che facendo questi workshop anche insieme a lui ho imparato è quello di anche lo stupore di quello che stai costruendo, il movimento. Il meccanismo è lo stesso dei Lego, secondo me, perché in realtà tu inizi a costruire ma non sai dove andrai a parare. Quindi c'è sempre questa sorta di pensare con le mani, perché io non progetto prima quello che voglio fare. E sono estremamente semplici da utilizzare, veramente anche dai piccolissimi, secondo me, dai 4 anni in poi li potete utilizzare tranquillamente. E si prestano molto per lo studio, ad esempio, della matematica. Un'attività che potreste fare per lavorare sia sulla creatività che sulla matematica, ad esempio, è quella di dare una sfida ai bambini o ai ragazzi, ma abbastanza assurda. Come per dire, ci sono, non so, tipo domani, non so, stanotte deve essere ridipinta tutta quanta la scuola di blu. Inventa un macchinario che possa fare questo lavoro in 5 minuti. Ovviamente qualsiasi cosa i ragazzi, i bambini costruiranno in questo caso sarà corretta perché è la loro fantasia che lo dice. Perché tutto quello che si basa sulla creatività, sulla fantasia, noi non possiamo giudicarlo, perché viene dalla fantasia dei bambini, dobbiamo valorizzarlo e questa secondo me è la differenza che deve fare l'insegnante in classe. Però poi, proprio parlando del discorso della matematica, siccome queste costruzioni, come vedete anche nell'immagine, sono fatte di tante figure geometriche, potremmo dargli una scheda di osservazione, quindi osserva quanti disegna su questo foglio. Tutte le figure geometriche che riesci a percepire, oppure in quanti solidi puoi scomporre la tua struttura. E queste sono delle prime piccole attività che si potrebbero fare. In più, per i ragazzi grandi, quindi quelli più grandi, se vedete nell'immagine dove ci sono io, c'è un piccolo maialino rosa che ha al centro un cerchio robotico, quello è un robottino vero e proprio, si chiama Quirkbot ed è un robot che permette di animare queste cannucce. Quindi c'è anche in questo caso, oltre alla creatività nella costruzione, c'è anche la possibilità di codificare i movimenti. Ed è anche molto bello questo, anche per i piccoli, perché in realtà non, con i piccolissimi non posso mettermi lì a fargli fare la programmazione di questo robot. Però, proprio lavorando sulla creatività, io potrei dar loro questo robottino già preprogrammato e loro, vedendo il movimento che fa, devono costruire qualcosa. Quindi iniziano a costruire sulla base del movimento che vedono fare a questo robottino. E quindi questa potrebbe essere un'altra attività creativa da realizzare. E, poi ovviamente man mano più i ragazzi sono grandi, più possono essere complicate le richieste che facciamo loro, anche basandosi, come diceva la collega poco fa, per la matematica, per la fisica, per i ragazzi grandi, potrebbero esserci dei lavori sulle leve, sui pesi. È veramente molto, molto creativo come strumento, quindi secondo me può essere proprio lavorato sulla base di quelle che sono le sono, di quelli che sono i bambini o i ragazzi che abbiamo in classe. Ecco, qui si vede molto meglio. Se vedete questa specie di coniglietto dove ci sono le cannucce azzurre, ha attaccato delle levette. Queste levette sono praticamente un servomotore, che è un motore che non riesce a fare un giro completo e si muove come oscillazione. E poi ci sono questi morsetti, questi coccodrilli, perché il Quirkbot qui lo avevo preprogrammato in modo che lui acceso facesse un movimento lento. Poi, quando le persone toccavano i due coccodrilli, quindi chiudevano il circuito, aumentava l'intensità.
E da questo punto di vista, secondo me, c'è anche un valore emozionale che aggiungono queste cannucce, perché vi assicuro le persone rimangono sempre molto stupite quando queste cannucce iniziano a muoversi velocemente. Invece queste bambine che vedete nell'immagine in basso sono due bambine della mia scuola, di una seconda primaria. Ho messo la foto di queste bambine, che queste bambine sono estremamente timide, super educate, di quelle che parlano veramente solo se sollecitate, e sono rimasta però stupita quando abbiamo fatto attività con le cannucce in classe, perché come vedete hanno realizzato una sorta di squalo tridimensionale, cosa che i loro compagni, quelli più scalmanati, invece non sono riusciti a fare. Quindi questa mi sembra una bella testimonianza sul perché lavorare sulla creatività in classe, perché fare questa attività per queste bambine è stata una delle opportunità che loro hanno avuto per uscire, per emergere, per far vedere quelle che sono le loro doti. Se noi non avessimo mai utilizzato queste cannucce o qualsiasi altro strumento creativo in classe, probabilmente io non avrei conosciuto le doti che invece queste due bambine hanno. Invece nell'immagine sopra le bambine vedete che ci sono più mani che lavorano ad un progetto, più persone, perché Strubis, oltre ad essere un prodotto molto creativo, è anche un prodotto che si presta alla collaborazione, al lavoro in squadra. E questo è molto, molto bello, secondo me, perché poi è la capacità che i nostri alunni dovranno avere un domani per quello che è il lavoro che probabilmente faranno, è sicuramente la capacità di saper lavorare in team, saper lavorare in squadra. E quindi si possono aumentare le richieste, si possono aumentare la difficoltà, scusate, la difficoltà delle richieste e richiedere loro un lavoro in squadra. Quindi c'è anche una progettualità, perché ovviamente lavorando in squadra ci dividiamo i compiti, io faccio una parte, tu fai quella e poi tutto quanto viene messo insieme. C'è anche il fatto di riuscire ad accettare chiaramente la proposta dell'altro e questo è molto, molto utile in classe. E questa è una piccola immagine dove potete vedere alcune delle combinazioni che potete fare con le cannucce. Ma potete consultare anche direttamente il sito di strobis.com, dove trovate anche il riferimento alla piattaforma educativa Learning Strobis, che tra poco uscirà anche in italiano, e lì trovate proprio delle lesson plans divise per obiettivi, per classi, quindi potete trovare grossi strumenti. Se volete consultarla adesso sul sito di Strobis, la trovate già comunque sia in inglese. Questi sono i Qualcuno, sì. scusa Paola, qualcuno mi chiede nel sito i riferimenti italiani dove comprarli, Campus Store li vende, giusto? Sì, Sì, Campus infatti l'ho Store scritto, ritiene. qualcuno me lo chiedeva, quindi oltre che sul sito, direttamente sul sito di Strobis, dove ci No, sono però anche conviene a livello di spedizione, credo in convenga. Italia, Come il Campus scusa. Store li vende, sta in Italia, secondo me conviene chiaramente Quindi ho da messo Campus. già il riferimento del sito Ah. per rispondere. Scusa, c'è qualcuno che ha chiesto, sono due persone diverse, visto che tu all'inizio nella presentazione ho detto che tu insegni lingue, in Sì. particolare cinese, mi chiedono come riuscire a conciliare l'insegnamento, per esempio, di una lingua straniera con il tinkering oppure l'uso di Strobis. Beh, ad esempio, quando si insegna una lingua, comunque sia si leggono delle storie. Quello che dicevo della cardboard automata, quello potrebbe essere il prodotto finale di un libro che si è letto in classe. I bambini che hanno fatto quella scatolina a scuola si ricordano la lettura in cinese del libro molto di più, di altri anni in cui non sapevo ancora fare questa cosa. Oppure, adesso una cosa che no, questa è più avanti. Una cosa che si può fare è anche quella di utilizzare i robot come fossero personaggi e di quindi costruire dei dialoghi in lingua, oppure proprio narrare una storia appunto che si è letta in classe con lo storytelling legato alla robotica, mi viene in mente.
come attività che si potrebbero fare. Io insegno una lingua asiatica, quindi ad esempio con le cannucce io faccio anche costruire gli ideogrammi, perché essendo bambini molto piccoli mi baso sul fatto che loro devono maneggiare, toccare le parole per memorizzare, piuttosto che come ho studiato io all'università, che facevo su quaderni in cui dovevo copiare come stecchette dell'asilo di una volta per memorizzare i caratteri cinesi. E un'altra prima che passi al paragrafo successivo, che è quello della stampa e penna 3D. E, Gregorio, chiede, queste attività con le cannucce si prestano allo studio delle strutture architettoniche? Sì, secondo me sì, anche perché lì nelle foto avete visto solo qualcosa che si può fare. Anzi, io unirei nelle strutture architettoniche anche l'utilizzo del robot, del Quickbot, perché magari immagino, il collega lavori con ragazzi grandi, se viene costruito un ponte, potrebbero anche programmare il Quickbot perché il ponte si apra. Quindi diventa molto divertente, molto stimolante, secondo me, l'attività. Una domanda pratica, il materiale chi lo procura, la scuola o lo compri tu in autonomia? Un Un po', un po'. po' Un come po', un po'. tutti noi, come Eh tutti sì. noi. Per fare, Allora purtroppo. posso fare sempre prima di passare alla fase, all'argomento successivo. Vorrei anche spendere due parole in merito al fatto che il tinkering come l'uso della penna 3D o l'uso dei cardboard, diciamo che dovrebbero cercare di stimolare quella competenza che normalmente non si utilizza a scuola, che è l'essere creativi nella vita di tutti i giorni, quella che appunto gli americani chiamano everyday creativity. Che è quella Certo. creatività nascosta che tutti noi abbiamo, perché noi, l'essere umano è un essere creativo, poi ci sono quelli che la esprimono in maniera artistica, diciamo, in quelle, diciamo, con le arti, ma, e ci sono quelli che, come dicevi tu, con le due bambine, devono essere stimolati. Allora, tutte queste attività in cui tu dai dei materiali e loro devono costruire, la costruzione viene fuori strada facendo, non era preventivata come appunto nelle scatole delle costruzioni degli anni Ottanta in cui io dovevo costruire quello che loro mi dicevano nella scatola. Invece col tinkering tu costruisci strada facendo, fai delle prove e sono Certo. le prove e i tentativi che fanno uscire fuori la creatività in ognuno dei nostri alunni, cosa che molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, viene mantenuta un po' sopita. E quindi No, dovremmo no, sono forse. d'accordo, anche perché in teoria dovremmo lavorare sulla valorizzazione, cioè in questo campo dovremmo lavorare sulla valorizzazione dell'errore, perché io faccio, osservo e poi a seconda di quelli che sono stati i risultati che ho ottenuto, rifaccio. Se costruisco un qualcosa, un ponte di cui parlavamo adesso, il ponte che si deve sollevare di 90 gradi, però si solleva di 60, allora io poi dopo ci devo lavorare. Dove devo spostare il peso? Quale leva devo aumentare? Oppure devo accorciare una leva? Quindi il concetto è quello della make, observe e remake, per poter investigare appunto la realtà. Eh sì, ok. Procedo. Sì, qua poi ci sono anche delle osservazioni di colleghi, appunto dicono che anche loro stanno utilizzando, si trovano bene Bene. e i ragazzi sono molto soddisfatti. Quindi non ci sono solo domande, ma ci sono delle conferme su quanto tu stai Meno male. dicendo. Perché alla fine facciamo tutti lo stesso lavoro, meno male che ci sono persone con cui condividiamo gli stessi obiettivi, questo è molto bello. Allora procedo. Allora, Procedi, procedi. un'altra parte che ho inserito nella presentazione è quella relativa alla stampa e alla penna 3D. Questo è che vedete nella slide, un lavoro che è da 2D perché è piatto, poi l'ho fatto diventare in tridimensionale, fatto con la penna 3D.
Allora, quando qualcuno dice questo, non questo lo so fare anch'io, vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe, c'è un errore, lo avrebbe già fatto prima. A me piace molto questa frase di Bruno Monari per indicare la creatività. Quella che vedete nell'immagine, che ho usato altre volte, quindi se avete già partecipato a una presentazione fatta da me, può darsi anche l'abbiate già vista. È una macchina che mi aveva, una macchina e non una spazzola, perché voi direste spazzola, ma una macchina che mi aveva portato un bambino a scuola con tutte queste batterie attaccate con lo scotch, e il bambino mi aveva detto: "Maestra, stasera stacco due cavi dal telecomando, metto qui, sono sicuro che cammina." Quindi a me piaceva molto collegare questa foto con questa frase, proprio con lo scopo di dire: non è vero che non si può fare, ci posso riuscire. Ho inserito questa immagine, questa frase legata alla stampa, alla penna 3D, perché spesso le persone dicono: sì, io non so neanche disegnare, ti pare che sono capace di fare una cosa del genere. Però non è vero, perché tutto quello che è un nostro prodotto originale, prodotto personale, deve essere comunque sia apprezzato. Quindi non è vero che non siamo capaci, ci dobbiamo provare. Queste sono delle cose che ho realizzato con questa penna 3D, che è della 3 Doodler. Questa penna azzurra praticamente ha la punta che non brucia, quindi è perfetta per lavorare con i bambini. Io lavoro con questa penna in modo modulare, quindi ad esempio questa grossa decorazione natalizia era fatta da 6 decorazioni piatte che poi ho unito insieme, perché quando esce questo filamento dalla penna per alcuni secondi è caldo, e quindi poi, dopo aver realizzato le parti piatte, le univo insieme premendo proprio con le dita il filamento quando era ancora caldo. Questo anche è un bel esercizio da fare con i bambini, perché comunque sia, se loro fanno un loro disegno autonomo, in autonomia, devono comunque sia pensare a come renderlo poi tridimensionale, perché il disegno è piatto, devono capire dove attaccare gli altri pezzi, in che maniera può stare, in che maniera si può sostenere. Quindi è un lavoro con la penna 3D, però fatto in modo modulare, così che dalla parte piatta poi viene costruita la tridimensionalità. E queste sono altre cose fatte appunto in costruzione modulare con la penna 3D. Il vaso che vedete era quello che c'era nella copertina di questa sezione, che da piatto, poi io l'ho piegato con le mani, in alcuni punti si è rotto, ma l'ho ricollegato mettendo sempre del filamento della penna 3D. Tutte le cose che vedete in queste immagini sono fatte da più parti messe insieme, come il dinosauro, che erano tanti pezzettini, come c'è lo stencil sotto nella foto. Tra l'altro, di questo mi sono anche avanzati dei pezzettini, ma non sapevo dove dovevano essere messi. Esatto, Serve. avanzati, proprio come il bravo archeologo, mi erano avanzati dei pezzi e non l'ho più messo, non c'era più spazio, quindi, però stava in piedi da solo. Questo potrebbe essere un modo per affrontare l'utilizzo, ad esempio, della penna. Usare la penna 3D in classe, e appunto qui c'è il dinosauro. Se si sta studiando, stanno studiando i dinosauri in storia, perché no? Perché non renderli vivi con la penna 3D? E in quel vaso, invece, poi credo di non aver messo la foto più avanti, ho anche inserito un circuito. Quindi era diventata proprio una lampada, spingendo un pulsante si illuminava. E quindi c'è anche. Cioè, è proprio una creazione continua. A me piace molto anche unire non solo, come dicevo prima, la lettura del libro con questi strumenti tecnologici, ma anche unire proprio queste tecnologie che abbiamo a disposizione per creare nuove cose. Mi chiedono quanto costano le penne 3D e dove si comprano. Non lo so di preciso, non lo so il costo, credo. Non saprei, quella base non saprei, però la mia scuola le ha. Io in realtà l'avevo per me, l'ho acquistata da Campus Store, ma ci sono tanti, tanti kit, quindi non saprei indicare il prezzo preciso, perché nella scatola ci sono anche dei piccoli stencil per cominciare, quindi dipende dalla confezione che uno acquista, però Eh sì, potete.
I pezzettini si possono riscaldare nuovamente dopo che si raffreddano oppure una volta... No, 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 quando il filamento è uscito, che si fredda, poi non si può riscaldare di nuovo. Però, oltre, ad esempio, se uno acquista la confezione, quella più base che c'è, se si va sul sito di Tre Doodler, che è scritto Doodler, poi magari lo aggiungo in una diapositiva, c'è la parte education da cui potete scaricare tutti quanti gli stencil. Un trucchetto che ho trovato è quello di plastificare la carta che stampo, perché così quando passate la penna sopra lo stencil sprecate meno filo, perché comunque sia il filamento ha un costo e si stacca più facilmente. Oppure, non ho mai provato, però mi aveva suggerito un collega durante un corso, potreste inserire ad esempio il foglio dentro la bustina trasparente, quella bella pesante e liscia. Dovrebbe avere lo stesso effetto, così si risparmia anche sulla plastificatrice. E un'altra delle attività che faccio a scuola, di cui però ho già parlato prima, è quello appunto dell'utilizzo dei robot. E l'utilizzo dei robot l'ho usato, cioè i robot li ho usati anche durante le lezioni di cinese. Ad esempio, con il coding, con i bambini piccoli, abbiamo imparato le direzioni destra, sinistra, avanti, insomma, tutte queste cose in cinese e comandavamo il robot dicendo i nostri comandi in cinese. E il robot che vedete nell'immagine è un robot per i piccoli. Io insegno alla scuola primaria, diciamo, questo è perfetto per i piccolissimi a partire dai 4 anni. E si chiama Cubetto. È un robot che è stato realizzato da un ragazzo italiano che si chiama Filippo Jacob, che ha realizzato questo Cubetto si chiama, con una startup a Londra che si chiama Primo Toys. Questo robot, io credo sia l'unico, perché quelli che ho usato finora, è l'unico che è fatto di legno. C'è il robot, che è il personaggio che sorride, piace molto ai bambini il fatto che rida. I bambini dicono che gli piace, che perché sorride, perché è di legno e perché vedono quello che gli dicono di fare. Perché, vado avanti, che forse gli ho messo un'altra foto. Ah, no. No, quella dopo. Dietro il cubetto vedete che c'è una plancia, dentro quello è il telecomando, come dicono i bambini. Invece questi pezzettini colorati che vedete si inseriscono nel telecomando e fanno camminare il cubetto. Però mentre il cubetto cammina, di fianco a ogni pezzettino c'è una lucina. Questa lucina sberluccica mentre il cubetto cammina e si spegne man mano che il cubetto esegue i comandi. Quindi per i bambini piccoli è molto più semplice seguire il percorso del robot e questa cosa ai bambini piace molto. Questo è un progetto che univa le lingue con la robotica e con la creatività. In pratica i bambini hanno inventato una storia, poi essendo la mia scuola bilingue l'hanno imparata in inglese, questa è sempre la fascia dei 5 anni, e hanno disegnato alcuni elementi della storia e li abbiamo stampati con la stampante 3D, li vedete al centro, ci sono dell'ombrellino, dove poi c'è una sorta di gatto in teoria, stampati con la stampante 3D, e poi hanno realizzato i costumi, vedete la bambina in mano ha un costume di un robot, quindi è stato un grosso lavoro anche diviso in gruppi, laboratoriale, e c'erano gli scenografi, i costumisti, quelli che dovevano comandare i robot, e nel mentre, quando è stato messo in scena, come fosse una recita, però fatta dai robot praticamente, c'era un gruppo che man mano che i robot camminavano, quindi si dovevano anche coordinare fra loro i bambini, c'era un gruppo che narrava la storia che avevano inventato in inglese. E questo è stato un bel progetto per la settimana della robotica qualche anno fa. Paola, questi prodotti, i robottini, la penna 3D, sono acquistabili con la carta docente, che tu sappia? Credo che quello che è robotica, sì, secondo me sì. E
Però non saprei, non mi sento di dire, cioè non ho una notizia certa, però penso che se con, credo che sul sito di Campus Soci sia proprio una sezione dedicata però alla Dedicata. carta Sul sito docente, di Campus dove Store, dentro sì. si trovano i. Lo stesso, mi è capitato che prodotti che con Campus Store erano acquistabili con la carta docente, e invece non lo erano su Amazon, gli stessi prodotti. Quindi, Vedi. attenzione, a Ah, me è vedi. capitato anche con un libro che in realtà era un gioco didattico, su Amazon non l'ho dovuto pagare, invece comprandolo direttamente alla casa editrice Sarebbe lo devo stato pagare con la carta docente, vabbè. certo, e sì, ma penso che ci sia una sezione dedicata alla carta docente, comunque sia dove possono Sì, consultare quali ci Campus sono e quali sicuramente. no. Infatti, e questo è un lavoro fatto con Cubetto, un'attività che è fatta da mia collega dei 5 anni. E praticamente i bambini hanno realizzato queste sorte di facce dei dadi, contavano i pallini che la maestra gli aveva messo davanti e dovevano guidare Cubetto per raggiungere il risultato di questa piccola operazione. Poi in alto c'è il ritratto di Cubetto fatto da un bambino di 4 anni, come vedete spicca il sorriso. Invece nell'immagine collage c'è un'attività fatta l'anno scorso per presentare Cubetto ai bambini. Prima di presentare il robot, la maestra, la mia collega, ha realizzato quello scatolone con la faccia di Cubetto e i tasselli di Cubetto. Quindi, vedete se c'è anche a terra con lo scotch, se c'è il percorso. E, prima di passare al robot vero e proprio, ogni bambino ha fatto la parte di Cubetto e ha fatto la parte di comandare un compagno che impersonificava Cubetto. Quindi, tant'è che quella classe tuttora chiama Cubetto lo scatolone e il robot vero e proprio lo chiama Junior. Tanto è stata forte l'esperienza che loro hanno vissuto in questa maniera unplugged in classe. C'è una domanda che era pervenuta qualche tempo fa, adesso infatti non ricordo più chi l'ha fatta, però la domanda la ricordo. Era un insegnante di lettere della secondaria di secondo grado che ti chiede come poter insegnare a ragazzi, quindi adolescenti, attività creative nell'ambito dell'insegnamento delle lettere, dell'italiano, della letteratura, insomma. Secondo me Che bisogna questione lavorare potrebbe su. dare. Secondo me bisogna lavorare con i ragazzi grandi, lavorare sulle sfide, che possono essere, cioè devono essere delle cose davvero assurde, ma cose che potrebbero anzi lavorare in squadre per creare delle sfide da porre ai loro compagni. Ma qualcuna la dovrebbe ovviamente proporre l'insegnante per far capire lo stile, ma come cose, non so, veramente si è capovolta, ieri sera si è capovolta la luna, dobbiamo trovare, costruire una macchina che ci permetta di rimetterla a posto, o abbiamo bisogno di una macchina che sciolga la neve, cose molto più assurde però in realtà. Oppure lavorare invece che sull'assurdo, su macchine utili, quindi costruire un qualcosa che sia utile per la necessità dell'uomo e però utilizzare materiali di riciclo oppure le cannucce per costruire queste cose. Però secondo me con i ragazzi grandi quello che bisogna fare è lavorare sulla sfida divertente, cioè cercare di coinvolgerli con l'assurdo e con quello che loro costruiscono, potrebbero, perché no, inventare loro delle storie, quindi un testo narrativo che ha come protagonista la loro creazione. E un'altra domanda che ha fatto una collega, suppongo della scuola primaria, Lavinia, con quanti bambini alla volta riesce a lavorare in prima e in seconda primaria con questo tipo di attività, presuppongo? Classi da 25 abbiamo, quindi 25 per volta. Classi normali, diciamo, non Sì, pochi bambini. 25, sì. Ok, ci avviamo verso la fine perché sono già le 7, quindi magari se vuoi far vedere qualche altra slide e poi Ok, procedo. per Allora, le questo domande è un percorso finali, così.
Sì, vado magari un po' più rapida. Questo è un percorso che abbiamo fatto lo scorso anno che precedeva l'utilizzo dei robot. Quindi prima di utilizzare un robot vero e proprio, i bambini hanno costruito dei robot con tutti i materiali di riciclo che hanno portato loro a scuola e hanno realizzato, vedete sul tavolo rosso, delle carte d'identità in cui studiavano ogni singolo pezzo, quindi il braccio di questo robot, innanzitutto come lo chiamavano, a che cosa serviva, perché dovevano essere dei robot utili, e poi ogni pezzo del loro robot doveva avere una funzione, quindi hanno fatto questo tipo di studio. E in questa presentazione ho messo anche una parte sul gioco creativo a scuola. Per chi mi conosce sa che a me piace molto appunto parlare del gioco in classe. Lo studio e il divertimento sono viste sempre troppo spesso come due cose separate, però bisogna considerare il modo in cui si gioca, perché non è vero che il gioco sia negativo in classe. Io ho iniziato a conoscere questa pratica, tra virgolette, pratica del gioco in classe, quindi il gioco didattico, e durante un convegno dove è stata presentata la realtà dell'Institute of Play di New York, dove praticamente loro hanno come mission quello di utilizzare la motivazione e il coinvolgimento del gioco nell'esperienza didattica. Lì ci sono insegnanti e non so come definirli, progettisti di giochi che lavorano a stretto contatto, quindi tutte le conoscenze ai bambini e ai ragazzi passano attraverso la creazione di giochi. Appunto, si progettano esperienze che rendono l'apprendimento irresistibile. Al centro delle esperienze progettate ci sono i giochi e i principi che ne stanno alla base. Le persone acquisiscono il potere di svilupparsi come cittadini attivi in un mondo interconnesso. Immaginate anche il mondo del videogame, che tutti i bambini e tutti i ragazzi giocano al videogame. Perché non costruire un videogame didattico? Stiamo studiando gli Egizi a scuola, ad esempio attraverso Scratch e quindi la programmazione, loro potrebbero costruire un videogame sugli Egizi, però in questo videogame avrebbero bisogno di metterci devono conoscere come era fatto l'Egitto, chi sono i personaggi principali che potrebbero mettere, quindi il faraone, i ruoli della società, quindi ci sono delle conoscenze che vengono poi impiegate nella creazione di un gioco che giocando può insegnare quello che loro a loro volta hanno imparato. Per imparare giocando, l'Institute of Play stabilisce sette principi. Tutti partecipano, apprendere sembra un gioco. Tutto è interconnesso, si impara facendo, la cosa penso che tutti ci spieghiamo. Il fallimento, quindi l'errore, è riformulato come iterazione. Quante volte nei videogiochi siamo morti, ma abbiamo avuto la possibilità di ricominciare. Il feedback è immediato e c'è una sfida costante, una sfida per apprendere però. La creatività non può svilupparsi sotto controllo e con ricompense estrinseche, necessita di autonomia ed apprendimento non lineare. L'abbiamo detto più volte durante questa, l'ho detto più volte durante questa presentazione, bisogna uscire dagli schemi per essere creativi. Mi piace molto, io insegno cinese, quindi non potevo che concludere con questa frase: se ascolto dimentico, se vedo ricordo, ma se faccio capisco. Quindi facendo possiamo insegnare, possiamo far notare, perché non siamo noi che dobbiamo insegnare, sono i bambini, i ragazzi che se ne devono rendere conto di quello che li circonda, la realtà in cui loro vivono. E soprattutto spronarli, aiutarli con atteggiamenti creativi a costruire un pezzetto del futuro della loro società. Grazie, ho concluso, grazie. Sì, ti faccio un'ultima domanda, che è quella di Cristina Corbetta, che ci chiede quante ore dedichi a queste attività creative in classe in proporzione al numero di ore in totale che tu hai sempre in quella classe. Allora, io insegno cinese e poi ho nel mio planning un certo numero di ore che sono proprio dedicate a questi progetti, quindi attività STEM e tecnologiche. Diciamo, forse dividendo in parti, un terzo delle mie ore sono dedicate esclusivamente a queste attività, però anche le ore di cinese cerco di
progettarle in modo da poter utilizzare queste tecnologie, che possono essere le cannucce per costruire gli ideogrammi, oppure se leggiamo un testo dopo aver lavorato un libro, formulare appunto il racconto magari a un'altra classe di quella storia attraverso la robotica. Quindi, siccome sono cose che mi piacciono molto, cerco sempre di inserirle nelle attività. Ok, va bene. Ok, non ci sono altre domande. Io ringrazio Paola per la sua disponibilità e davvero per tutti gli spunti da mettere in pratica da domani subito. Dobbiamo fare immediatamente l'ordine per le cannucce. Il cartone invece lo possiamo recuperare dalle Quello ci nostre acquisti. rimediamo, certo. Davvero, davvero interessante. Tantissime colleghe e colleghi stanno ringraziando, ti stanno facendo i Grazie a complimenti. voi. Tu non le vedi le domande, ma credimi, No. sono davvero tante. Io ringrazio Paola per la disponibilità e vi diamo appuntamento al prossimo webinar che sarà, di cui non ricordo l'argomento, ma nei prossimi giorni troverete informazioni sui canali Facebook e anche sul sito Flipnet. E ringrazio a tutti per le domande e la partecipazione davvero molto molto viva. Ciao a tutti, grazie Paola ancora. Grazie, Ciao. grazie ancora.